Eccoci mister, un 2-0 che forse ci punisce troppo, comunque un risultato negativo che di fatto ci esclude anche dal trofeo Regione Veneto. Al di là di questo, quali indicazioni da questa partita? Ma io oggi sono veramente molto soddisfatto della prestazione della mia squadra. Abbiamo fatto un'ottima partita in netta crescita rispetto a quella di mercoledì, che è quello il nostro obiettivo, di crescere e di migliorare. Abbiamo fatto, secondo me, un primo tempo di grande livello, abbiamo tenuto palla, buon possesso palla, un bel giro palla, abbiamo fatto cose interessanti, siamo andati molte volte al tiro. Abbiamo fatto quell'errore lì all'inizio, che Scramoccini ha avuto un attimino di una piccola indecisione, è venuto fuori quel rigore, peraltro sacrosanto. Il secondo tempo ci abbiamo provato, abbiamo fatto la partita noi, perciò io non posso che essere contento della prestazione della mia squadra. C'era appunto che devo fare i miei giocatori, forse un po' di imprecisione, abbiamo avuto tante occasioni, siamo andati tante volte sul fondo, però io non posso non essere contento di una prestazione del genere, chiaramente non del risultato. Sì, sugli spalti i tifosi si sono lamentati dell'arbitraggio, anche dei segnalini, un rigore non visto e qualche altra imprecisione come il 2-0 partito da un fallo laterale. E anche qua non visto, però non bisogna trincerarsi dietro a errori arbitrali. Diciamo che è meglio parlare di calcio, parlare della partita, parlare della prestazione. È chiaro che poi succede anche nel calcio di fare buone prestazioni come quella di oggi, secondo me, e di non vincere. Ci sta, il calcio fa anche di episodi, però ripeto, io dell'arbitro so benissimo che non è mia abitudine, a meno che oggi forse il rigore ci poteva stare, però non l'ha visto e succede. Anche gli arbitri sono in preparazione come lo siamo noi. Abbiamo una settimana di allenamenti normali e domenica facciamo l'esordio a Verde. E anche qua la sensazione? Ma io sono veramente, sono fiducioso e sono contento, ripeto, sia del lavoro che abbiamo fatto dall'inizio e soprattutto sono contento della crescita della squadra, perciò sono molto ottimista. Bene, grazie mister.